Cari amici di Ferrara by Night, siamo qui in presenza di Alessandro Borghese, un noto chef oltre che personaggio televisivo, è passato qui a Ferrara, quindi approfittiamo per carpirgli qualche informazione. Con immenso piacere. Ciao Ferrara! Intanto, il vostro amico chef, come va? Intanto, cosa pensi di Ferrara? È una città bellissima, vivibilissima, godibilissima, con tante cose buone da mangiare fino adesso. Siamo alla ricerca di quattro ristoratori che hanno deciso di essere un po' sovversivi nei confronti della cucina tradizionale ferrarese, quindi niente salama da sugo, niente tortello di zucca e niente pasticcio di maccheroni, ma una cucina diversa. Tu hai dichiarato tanti anni fa che i giovani sono il futuro della cucina italiana. Beh, certo, insomma, i giovani sono il futuro non solo della cucina italiana, sono il futuro in generale, in particolar modo della cucina italiana, perché bene o male a qualcuno bisognerà passarle queste tradizioni anche della cucina ferrarese. E che appello vorresti fare, che consiglio vorresti dare a qualcuno che magari vuole intraprendere una carriera come la tua o simile alla tua, diciamo, nell'arte culinaria? Beh, studiare è un mestiere dove non si finisce mai di imparare, dove c'è bisogno di tanta umiltà e tanta buona volontà. È un mestiere molto difficile, nel senso faticoso. Quando gli altri sono in vacanza, voi dovete lavorare. È così, c'è poco da fare. Quindi, ragazzi, lavoro di sacrificio. Tutti i veri lavori hanno bisogno di tanta, tanta fatica e tanto studio dietro. Quindi, chi vuole fare il cuoco ad alto livello, te tocca studiare. Non c'è niente da fare. Senti, ti lasciamo, grazie mille, buon lavoro e auguroni per tutte le tue attività future. Grazie a voi di Ferrara by Night, dal vostro amico chef Alessandro Borghese. Ciao!